Salve a tutta la community di Me la Godo, io sono Mr. Bubi91, mi presento a questa community con grande onore e grande soddisfazione di aver messo il mio primo video su Me la Godo, grazie Johnny Crick, grazie comunque a tutta la community che ci sta dietro, ma soprattutto sono davvero onorato di mettere questo video perché si tratta della mia primissima MOAB su Modern Warfare 3. Mamma mia ragazzi, quanto ho sudato per prendere questa MOAB. Oh, sono io che sono un po' così, oppure c'è gente davvero overpower, addirittura millesimo prestigio. Comunque ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, introduciamoci subito nella partita. Io sto usando una mitraglietta, la vedete, il P90, che poi cambierò in corso d'opera, cosa che odio fare, ma vabbè, purtroppo non avendo sciacallo l'ho dovuto fare per forza, non potevo certo andare in giro con le mitragliette lì a Kimbo, non so come si chiami, l'FMG9, boh. Comunque ragazzi, ovviamente per prendere la MOAB non c'è altra soluzione di mettersi il pacchetto specialista, che è quel pacchetto che raggiunte le 7 o 8 kill, ti dà tutti i bonus e la differenza si nota subito. Comunque, introducendo un attimo la mia classe, io sto usando il P90, la secondaria non ve la dirò, anche perché non la userò quasi mai, anzi mai. E diciamo che vi do i consigli di questa classe, che sinceramente mi trovo molto molto bene. È la mia prima mob, ma altre volte ci sono andato davvero vicino nel prenderla. E comunque sto usando come primo perk gioco di prestigio proprio associato alla classe. Poi sto usando Inflessibile Pro e Tiratore Scelto. Tiratore Scelto ovviamente che ti permette di vedere il nome qualora puntassi il mirino anche su una zona della mappa, quindi davvero un perk overpower, anche se sto aspettando di sbloccarlo pro, ma ci vuole il sniper, sinceramente lo uso poco ultimamente. E comunque, mentre per il pacchetto specialista io sto usando il primo perk è assassino per essere invisibili, ragazzi, il fantasma di Black Ops. Poi sto usando mira stabile come secondo e lo ritengo davvero molto opportuno perché con le mitragliette tendono ad alzarsi, invece perk mira stabile tende un po' a stabilizzarle. E come terzo perk che ho sbloccato a 6 kill o 5, non ricordo, c'ho scudo blindato. Sinceramente ragazzi, non chiedetemi perché l'ho messo, forse sono capitate quelle 2-3 partite di seguito che sono morto grazie alle bombe, e quindi ho deciso di mettermi scudo blindato anche per stare un po' più sicuro. Ma ragazzi, sinceramente io quello che vi consiglio, i perk fondamentali sono i primi due. Una volta che avete sbloccato i primi due, io in questo caso c'ho assassino e mira stabile, la cosa avviene normale, perché poi ragazzi, mettete uno, mettete l'altro, alla fine arrivati a 7 o 8 kill di fila avrete i bonus specialista tutti quanti a vostra disposizione, e quindi cioè non conta più di tanto. Io sto usando una tattica, diciamo, un po' diversa dal mio modo di giocare. Di solito mi fiondo sempre, guardate qui, io come mi sono salvato, sapevo che stavano arrivando, me lo sentivo, mi sono messo al riparo e fortunatamente questi due, appena ho visto che erano due, ho detto sono morto. Fortunatamente non avevano una mira eccezionale e sono riuscita a fare la franca. Comunque ragazzi, i consigli che vi do è provate a prendere la MOAB con una mitraglietta, perché secondo me sono le più adatte anche per gli scontri ravvicinati. Io in questo caso sto usando il P90, che non è quest'arma che sto usando in questo momento, anche perché l'ho cambiato il P90 non avendo munizioni a disposizione. Il P90 lo stavo usando con il perk 2 accessori, e ci avevo messo il fuoco rapido e il silenziatore per essere più silenziosi possibili. E dicevo, la tattica che ho adottato io in questa mappa, che secondo me fatta bene, anche se non mi ispira più di tanto, sono altre, ma perché fatta troppo pieno di palazzi, finestre, quindi la gente tende a camperare. E dicevo che stavo usando una tattica di rushing, anche perché ragazzi, mentre giocate, arrivate a 7 kill di fila, cioè ragazzi, il trucco risiede tutto lì, arrivare a 7 kill di fila, e la MOAB, non dico viene da sé, anche perché poi mancano a conti fatti altri 16 kill, però cioè ragazzi, il trucco è avere tutti i perk a disposizione. Poi si vede subito che appena si raggiungono, ok? Appena si raggiungono i 7 perk a disposizione,
il vostro minion comincia a scattare, comincia a farsi molto molto rapido, e quindi è davvero un'impresa per i vostri nemici riuscirvi a colpire, riuscirvi ad uccidere. E io qui stavo un po' camperando qui perché vedevo tanto traffico di droga, no scherzo, tanto traffico di nemici, e quindi ho deciso di rimanere lì, uccidevo, 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 però non vedevo mai la MOAB che compariva sul mio schermo, ho detto chissà quanto manca, ed eccola qui ragazzi, la mia prima MOAB. Piano piano che salivo di kill, il cuore palpitava sempre di più, perché poi arrivare a 20, 21, 22 kill, poi ho visto il punteggio, ho detto fammi lanciare subito la MOAB prima che la partita finisca. E ho visto che le kill aumentavano sempre, però la MOAB non compariva mai, e arrivare di nuovo a 20, 21 kill, per chi segue il mio canale, a volte ho fallito anche a 20, 21 kill, è davvero da bestemmiare, da spaccare la console. E qui poi ovviamente ti lasci andare. Io volevo continuare la mia serie, però ho detto vabbè, chi se ne frega, lanciamoci nei vichi più ciechi assoluti. Una volta che prendi la MOAB è una soddisfazione unica, davvero come una droga. È solo un gioco, però arrivare a questi obiettivi per me, che non ho avuto lo stesso piacere, perché a Modern Warfare 2 non ci ho quasi giocato mai, quindi per me questa è la mia prima volta e sono davvero felice di condividerla su Melagodo. Ragazzi, non abbandonate questa community, uno perché è grande, uno per due perché ha lanciato tantissimi commentatori che tutti conosciamo, e tre perché lo spirito di Melagodo è sempre lo stesso e non è cambiato affatto. Ragazzi, la partita è giunta al termine, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e perché no passate dal mio canale, vi aspetto, grazie a tutti, Mr. Boomy91.